Ciao a tutti ragazzi, sono Adri e bentornati nella mia stanza confusionatissima. Torna felice e ce l'ho fatta fare due video in 2 settimane riguardo a lui. Oggi torna con una serie di partite massacranti e vediamo come ne è uscito. Taglio corto, vi lascio il video. Buona visione, ci vediamo su Twitch ragazzi, stasera che è mercoledì con Ancora Felice. E continuiamo le altre campagne che stiamo facendo, ragazzi. Dai, buona visione. Ragazzi, agive, saluto così. Vabbè, cagate a parte. Oggi avremo diverse partite. Oggi sarà tosta. Novità assoluta. Ho aggiunto, perché PES, ragazzi, le cose te le lascio fare. Ho aggiunto una quarta divisa molto molto stile retro al nostro Saint-Étienne, quindi magari potrà essere la maglia della Coppa. Oh, prima partita col Valencia in Europa. Allora è il momento di testare la nuova maglia. A questo punto, ragazzi, la quarta divisa è così. È bellina, cioè, della verità non è brutta. Finalmente ha capito l'allenatore che bisogna giocare in Europa con i titolari. E via, con la nuova divisina, eh. Ops, ti perdi in 1000 giochi e io la palla però te la piglio, cioè. Ok. Tolidata. Bello! Abbiamo messo un assist che è una gioia! Che è una gioia, ragazzi! E il Saint-Étienne è avanti col Valencia. Bene, perché abbiamo un punto solo in Europa e questo gol è importante. Aspetta. Va bene, va di testa, va di testa. Va bene, dai. C'è Mario Gomez nel Valencia, raga. Cioè, o è lui o un altro, M. Gomez. Ragazzi, ma quanti anni ha Mario Gomez? Triangolazione. Beh, tira, vabbè, tira, dai. Non di HB, ragazzi, mi sta attaccato proprio ai coglioni. Va bene, cross. Ah, che palle. Buono. Sfruttala. Felice, vai! Eccolo, ragazzi, dovevamo farlo. Dovevamo farlo prima o poi e l'abbiamo fatto. 2-0 al Valencia. Questo lancio me lo dovete spiegare, eh. Ti ho visto, è regolare. Perché hai fatto il velo, brutto bastardo? Finisce qua, 2-0. Gol di Abissu, anzi di Felice. E Felice stesso. Primi 3 punti in Europa che sono importantissimi questi. Adesso sono curioso di vedere il nostro girone, perché adesso siamo secondi dietro proprio a Valencia. Siamo a pari punti col PSV. Ligan Monaco contro Saint-Étienne. Monaco, Marsiglia e Lione, proprio 3 squadre ignorantissime che vanno assolutamente prese con le dovute misure. Maglia nera, ovviamente. Ragazzi, io dico ogni episodio che questo stadio è bellissimo e non smetterò mai di dirlo, quindi non rompetemi i coglioni, perché è la verità. Vieni qui. No, non appoggio. Guarda come si è. Questo è fallo. Questo è fallo, ma rialzati che prima che la crossi. E vabbè. Signori, cosa hanno visto i miei occhi? Fatto un gol da nulla. 1-0. Bellissimo, c'è proprio un'incornata di quelle. Sì, allora, Ait Bennacer che recupera Felice in velocità. In tutto questo, perché nel Monaco c'è Ansaldi? Ok, Felice non sta giocando per niente bene oggi. Felice non sta giocando per niente bene oggi. Ok. Dai, sto difensore, che roba è? È mia. È mia quella palla. È mia. C'è scritto il mio nome sopra, capito? Che c'è scritto il mio nome sopra. 2-0. Giusto così. Gol? Oh. Per forza. Gelson Martins. E vi dico, meno male ho fatto gol io e meno male che avendo fatto gol non ci sostituisce. Quindi diciamo c'è un po' la situazione sott'occhio. Vieni qua. Vieni qua. Tira, tiraci te. Oh, ti ho fatto un assist involontario. Va bene così.
Rimediamo subito all'errore. Rimediamo subito, ragazzi. L'importante è quello. Felice non le sbaglia queste. Felice queste non le sbaglia mai. Ed è 4 a 1. Eccolo. Fuoco. 5 a 1. 4 non bastavano. Tripletta. C'è proprio in una partita in cui non avrei mai scommesso un centesimo di fare tripletta. Finisce 5 a 1, ragazzi. Una carneficina tripletta di Felice. Cioè, qualcosa di assurdo. Impensabile alla vigilia. 7 partite, ragazzi, e siamo ancora primi insieme al PSG. La situazione proprio non si sbroglia. Facciamo, insomma, stiamo galoppando benissimo. 49 partite in carriera, 41 gol, 26 assist. Saint-Étienne Marsiglia. Vediamo la nostra amata Serie A cosa succede. La Lazio è prima. L'Inter ottavo. La Juventus decima. Cazzo sta succedendo qua? Saint-Étienne Marsiglia. Iniziamo. Buona. Ed è subito vantaggio. Bene così, bene così. Vantaggio importantissimo. Segna AB. Giusto, sì, è lui. Mi fate commuovere quando fate queste giocate, questi movimenti. Però mi fate proprio grodolare lacrimente. Bello, sinistro, buono. Ma non è scivolato. Questa è perfetta per la testa di Felice. E non so come questa palla sia uscita, cosa abbia fatto. Ha tallonato il difensore, però... No, e AB non ci arriva. Vieni qua, vieni qua. Destro, bello, bello, bello. Cioè, brufolo sulla schiena. Male canissimo. Felice, no! Che palle. Vieni qua. Buono. Sinistro. Chi lotta può perdere. Chi non lotta ha già perso. E adesso ci sospirano sicuro, volete vedere? Oh! La cosa divertente è che il Saint-Étienne, quando Felice esce dal campo, diventa il Santa Maria. Tra un po' si perde. No, adesso proprio ora no. Bene così, finisce 1-0, ancora il quinto minuto di AB. Prestazione di Felice, neanche da dire poi così malvagia. Una vittoria è sempre una vittoria. PSG che vince 1-0. Anche il PSG, questa non ci voleva. E restiamo comunque lassù a 24 punti, 50 partite, 41 reti. Prossima partita, ragazzi, questa è tosta. Siamo contro i terzi in classifica e vincere potrebbe significare tantissimo. Infatti c'è proprio il discorso motivazionale di Felice alla squadra. Mi raccomando, testa sulle palle. E possiamo. Bella. Se la sbagli ti in culo. Buona. E uno. E ragazzi, questa partita non lo è, ma è una finale. Non lo è a livello burocratico, ma questa è una finale, ragazzi. E qua Felice ha fatto una cosa egregissima. Diciamo che tra FIFA e PES si passa spesso da un estremo all'altro. Qua palle così lente che lo recuperano. E andiamo a segno anche noi. E andiamo a segno anche noi. 2-0 in 25 minuti. E non poteva mancare il gol di Felice, raga. Non poteva mancare. Ed è il 15° gol stagionale, togliendo i 3 con la nazionale. Dentro? Sono troppo lontano. Troppo lontano. Scarica qua, va. Non so come sei arrivata a quella palla, ma adesso farei una cagata, infatti. Ma come fallo? Non è un professionista, è preso dalla strada. Al primo tiro in porta! No, vabbè, dai. Buono, non fare minchiate. Ovvio, no?
Vieni qua, ci penso io, che tanto te non sei buono, ci penso io. E adesso vado a caccia della bandierina. No, no, questa è la scena più brutta. Mi pento di essere andato alla bandierina, ragazzi. E gliene abbiamo dati anche pochi rispetto a quanti gliene dovevamo inizialmente dare. Siamo al 97esimo. Al 97esimo per due falli. Comunque 3-1. Doppietta di Felice. E ci portiamo a casa adesso un più 8 da loro. Raga, il PSG ha perso con Ren. Bene. Ciò non solo ci porta a più 8 dal Lione, ci porta anche a più 3 dal PSG. 51 partite, 43 gol. Dunque. Piselli, a parte quello. Cioè, ora, mi volete dire che nella classifica dei club generale il Saint-Étienne è solo 10 posizioni sopra lo Spezia, che sta lottando per la salvezza in Serie A. Noi stiamo facendo un girone onesto di Europa League, siamo primi in Ligue 1. Ok, siamo pronti. Prossima partita, Valencia contro Saint-Étienne. E adesso useremo la maglia della Coppa, perché è d'obbligo. Questo è bello stadio che dovrebbe simulare il Mestalla, ma come questa, la grafica che dovrebbe simulare Europa League. Ma noi ci va bene così, dai, iniziamo. Gli togliete la palla con Dobbia, per favore. Fallo. Si ricomincia, ragazzi. Si ricomincia. Che ogni palla toccata è un fallo. No. Ma siamo seri. Cioè, ancora da più lontano di dove l'abbiamo preso prima. Da Roberto Carlos sta punizione. Che cazzo vi devo dire? Dite alla Konami di pacciarla, perché non ha senso. No, gliela sparata in bocca quel bastardo. Si può anche dire bella parata, perché gliela sparata in bocca. È tua. Vabbè, dai, tutto da capo. 16° minuto, come se niente fosse successo. 1-1, tutto da rifare. Vabbè, alla Ibra proprio, eh. Bello. Fuoco. Che gol, signori. Che gol. No, lo voglio rivedere un secondo, giusto per togliermi lo sfizio. Posizione ovviamente regolare. Aggancio al pallone. Raga, ma voi vi ricordate quando la Serie A la davano su Mediaset Premium? Rimessa laterale, buttalo. A posto. 2-1. Doppia vittoria col Valencia, che è un 4-1 complessivo. E schizziamo su, ragazzi. Schizziamo su. Il PSV batte 2-0 Lozern e me l'ero preventivato. Siamo primi, insieme al PSV stesso. Mancano due partite, tutto è in discussione. 52 partite, 45 gol. Saint-Étienne PSG, purtroppo la partita di Europa League ci ha portato via veramente tante energie. Vabbè, ragazzi, però tenere Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi non sarà per niente semplice. Non me la ridare. Buono, concludi. Navas. Vabbè, ragazzi, oggi il portiere è un bel crostino. Oggi il portiere è tosto. Non è i porterini che ci siamo beccati finora. Vieni qui. E tra un po' lo perforiamo pure. Non la sprecare. No, Navas, cosa ha preso? Di testa. Navas ancora, ragazzi. Da Kimpembe, che culo che ha avuto trovarsi lì. Non sbagliare, ti prego. Sì. Ci portiamo anche a casa l'assist. Bentancur, che gioca nel PSG. Vabbè, ho visto tutto, ragazzi. E allora non possiamo perdere. Cioè. Sì, chi cazzo ci arriva? Buono. E lo scavetto!
Lo scavetto a Keylor Navas! Lo scavetto a Keylor Navas! 2-0, partita in ghiaccio contro il PSG. Grazie Marquinhos. Vieni qua. Ah, e vabbè. Buona. Fallo tu che mi tolgo. 3-0. Che dire. Partita perfetta. Game set match. Qual è adesso? Calcio la via. 3-0 ragazzi. Amuma doppietta, felice. E adesso sono veramente voglioso di vedere la classifica, ragazzi. Lione che pareggia 0-0 con Lille è oro colato. 10 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 29 gol fatti, 5 subiti, più 24 di differenza reti, primo in classifica, più 6. Comunque ragazzi, questa è la seconda sfida tra Felice e Cristiano Ronaldo. La prima l'ha avuta vinta Felice, perché il risultato fu di Spezia 2, Juventus 0. E tra l'altro Felice fece pure gol. Stadio Olimpico, ragazzi, come sempre, col sole. Fallo, giustamente. Valverso Andresi. Autogol di Chiellini. Ma dai. No, non ti ha trattenuto Lukaku per la maglia, tranquillo. Non la chiamo, mi fanno i veli, me la danno. La chiamo perché sto facendo l'inserimento. No, passa da Chiesa e poi la gira su di me. Vieni qua. No, vabbè, era buona. E ovviamente ci sostituiscono al 62esimo. Cioè, io mi auguro di non fare dei mondiali così. Cioè, io mi auguro che ai mondiali l'allenatore si metta un po' di testa sulle spalle e non faccia ste cagate qui. Finisce 1-0, partita veramente inutile. Cioè, mi ha fatto sprecare 10 minuti della mia vita proprio così inutilmente. Grazie, grazie gioco, grazie. Sì, salto l'incontro. Perso 2-0, frega un cazzo, va bene così ragazzi. Andiamo a curiosare un attimo nelle altre competizioni. L'Inter è primo nel suo girone di Champions League e tra l'altro ha fatto pochi punti. Ok, la Juventus è seconda col Tottenham. Per me ha già passato il girone. Barcellona domina, Leicester e Atletico Madrid dominano. Krasnodar e Ajax e Young Boys sono lì, girone come il nostro. Mi dispiace per Atalanta qua. Qua mi dispiace per Atalanta però. Madrid, Lione, Benfica e Olympiacos. Allora, in Europa League, Molde domina, Fenerbahce e Wolverhampton stradominano. Buon risultato per la Lazio, salve di PSV. Ok, questo è il nostro girone. Lille che è primo. Lech, Poznan e West Ham United in sostanza devono stabilire chi arriva prima dei due. Grande Roma, grande Roma. Chelsea che abbiamo sempre, vabbè, andati. Così come Borussia Dortmund e Ghent. Real Sociedad e Sporting Braga, ok. Più Real Sociedad, minchia, Real Sociedad è 12 punti, ha vinto tutte, ormai è già passato il girone. E così anche il Napoli, bene, col Monaco. L'Apoel Beersheba. Oh, buonasera, ci rivediamo. Troviamo il Milan primo, la Roma settima, l'Atalanta undicesima. E il nostro povero Spezia, che gli abbiamo fatto fare tanti risultati, purtroppo è rischizzato giù. In Serie B, il Parma passerà in Serie A insieme all'Udinese e al Chievo, secondo me. Supercoppa italiana, vince la Juventus contro l'Inter per 1-0. Coppa Italia invece, Inter-Udinese. Oh, l'Inter ha rivisto il Pordenone. Lecce-Torino, Milan-Sampdoria, Parma-Napoli, Lazio che ha battuto 10-2 Cittadella che va contro il Cagliari, Benevento-Atalanta, Roma-Genoa, Brescia-Juventus. Detto questo ragazzi, vado a salvare il sistema e a salutarvi. Vi ringrazio per la visione di questo video e noi ci vediamo presto. E lasciate like al video, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanella che non costa niente, solo per chiedere. E signore e signori, buona serata e a presto.